Metropoli TV è oggi qui a Grottaferrata, dove nei giorni scorsi si sono rincorse voci su una probabile chiusura dell'Istituto Benedetto XV. Abbiamo sentito il preside, Carmelo Pandolfi, che ci ha rassicurato contro questa possibilità. La scuola non chiude, quindi smentisco, le smentite sono belle. La scuola va avanti e ciò non toglie che non si abbiano delle difficoltà di carattere economico. Penso che il concetto importante sia questo. I monaci non hanno mai guadagnato e la verità, perché la verità va detta, nell'anno scolastico passato, quindi da dove queste voci, noi abbiamo avuto una certa flessione di alunni, una quindicina di alunni, perché abbiamo cercato di essere non cattivi ma più giusti, non uso neanche l'aggettivo severi, cioè di non essere un diplomificio, e allora la qualità può essere a danno della quantità. Una perdita che chiudo è stata compensata perché quest'anno siamo tornati più o meno alle iscrizioni di 2 anni fa. Bene, allora la nostra è una scuola paritaria, da qui il fatto che abbiamo come forma di finanziamento praticamente unica la retta che pagano i ragazzi. Noi abbiamo avuto l'anno scorso, a fronte di una 75ina di iscritti, un contributo ministeriale di circa 3.500 euro. Non vado a potete fare voi le divisioni, insomma, pareva di calcolare, l'altra volta ci stavo pensando, un 4 euro al mese al ragazzo. La retta annuale è 3.250 euro. Quindi comunque molto più bassa rispetto a tutti gli altri. Ecco, io eviterei molto, però è più bassa, a volte è significativamente più bassa di alcuni pregevolissimi istituti paritari. I nostri numeri non sono numeri grandi, però quest'anno siamo praticamente tornati a 90, che per noi significa la parità di bilancio, e siccome i monaci non finalizzano, parlo dei monaci come ente gestore, la loro attività al lucro. Però l'aspetto positivo è che abbiamo sezione unica e che i ragazzi sono più seguiti, quindi c'è una media di 16-17 ragazzi a classe, è una cifra agevole, e questo forse è, come si dice, il valore aggiunto della scuola. C'è questo qualcosa di più che viene anche dall'aspetto positivo del numero ristretto, dalla continuità dei docenti e dal clima di familiarità, e vedi i ragazzi che in genere poi hanno anche loro i loro problemi, come posso averli io. La mattina si svegliano col sorriso per andare a scuola. Cioè, non ritengo assolutamente, lo dico con la mano sul cuore, con tutti anche i difetti oltre ai pregi di questa scuola, che si faccia del bene puntando sul devi contare più degli altri perché scavalcherai gli altri l'altro.